ponte della solidarietà tra Arezzo e il Madagascar. Prosegue infatti l'impegno dell'associazione Tecla Ollus a favore delle comunità svantaggiate dei paesi in via di sviluppo. Oltre 4.000 euro sono stati raccolti a favore dell'associazione con l'iniziativa Meliciano per Tecla Ollus, che si è svolta lo scorso sabato al Circolo Acli di Meliciano. Una cena buffet allietata da Beppe e Marco, che hanno fatto da colonna sonora alla serata. La somma raccolta sarà utilizzata per finanziare progetti a sostegno dei bambini malnutriti di Voipeno, una zona molto povera del Madagascar. Io sono nata in Madagascar, dove ho conosciuto padre Eugenio, e insieme a lui abbiamo iniziato a collaborare e abbiamo creato dei progetti sul microcredito per le donne analfabete, per i bambini malnutriti, e per ora abbiamo sostenuto padre Eugenio comprando un campo per fare del riso. Vogliamo che le opere che abbiamo cominciato abbiano un senso di continuazione e che venga soprattutto preso in carico dalla gente di laggiù e che venga tradotto nel senso malgascio, perché noi, volere o non volere, abbiamo sempre portato una realtà nostra europea che è molto diversa dalla loro, ma con il messaggio cristiano, che se loro lo elaborano deve diventare un messaggio loro, di progresso loro, ma per il bene loro.